Qualche centinaio di miliziani sono scesi in strada a Bengasi, in Libia, per protestare contro il blitz statunitense che la settimana scorsa ha portato alla cattura di un cittadino libico, considerato vicino ad Al-Qaeda. I miliziani accusano il primo ministro, che mantiene una buona cooperazione con gli USA in materia di sicurezza, di avere collaborato con Washington nell'operazione. Siamo qui per sostenere i fratelli musulmani vittime dell'oppressione e in solidarietà con Nasi Abdul Hamed Al-Rukai, che vive a Tripoli, perché è nostro fratello in Dio ed è colpito a causa della sua fede islamica. Reduce da un sequestro lampo, il premier Ali Zeidan a sua volta accusa le frange più estreme del radicalismo islamico. Carissimo popolo libico, c'è chi vorrebbe portare il nostro paese nel caos, farlo diventare un nuovo Afghanistan o una nuova Somalia. Poche ore prima della conferenza stampa del premier a Bengasi, un'auto era stata fatta esplodere davanti al consolato svedese. Lo scoppio, avvenuto nella giornata festiva del venerdì, quando gli uffici sono chiusi, solo per caso, non ha causato una strage.